Qui Radio Maria, trasmettiamo Catechismo della Chiesa Cattolica, a cura di Padre Livio. Prendiamo in mano il Catechismo della Chiesa Cattolica, siamo arrivati, cari amici, al numero 308 e concludiamo il capitolo riguardante la provvidenza e le cause seconde. Abbiamo visto che le cause seconde sono gli uomini, o comunque la creazione loro insieme, mentre Dio la causa prima. Abbiamo visto che Dio, padrone sovrano del suo disegno, tuttavia per realizzarlo si serve della cooperazione delle sue creature, sia sul piano, diciamo così, naturale, per perfezionare l'opera della creazione e per agire per il bene del prossimo, del nostro prossimo, ma Dio, padrone sempre sovrano, assoluto del suo disegno, chiede anche la nostra cooperazione per la costruzione del regno di Dio, nostra cooperazione quindi per la salvezza della nostra anima e per le anime dei nostri fratelli. Così noi vediamo come la provvidenza di Dio ci coinvolge nel governo del mondo e nel conseguimento dei fini per cui Dio ha creato il mondo stesso. Concludiamo quindi, cari amici, questo capitoletto vedendo in realtà qual è in ultima analisi il rapporto ultimo fra la causa prima che è Dio e noi che siamo le cause seconde. Noi evidentemente, sottolineando il ruolo delle cause seconde, quindi la cooperazione umana, sottolineiamo la dignità della persona, quella dignità in cui Dio ha creato le persone, però tutto questo, cari amici, non ci deve portare a dimenticare che sia il nostro essere sia il nostro agire dipendono radicalmente da Dio e quindi quindi pur dando alle cause seconde e quindi agli uomini la loro dignità, non dobbiamo mai agire, cari amici, che in ultima analisi è Dio stesso a cui va riportato tutto, nel senso che egli è la causa che opera non soltanto attraverso le cause seconde, ma la causa che opera anche nelle cause seconde. Quindi a Dio va, l'ultima analisi, riferito tutto, riportato tutto alla sua volontà, va riportato tutto alla sua volontà di beneplacito, alla sua volontà permissiva. L'unica cosa che Dio non vuole è il male morale. Vediamo dunque il numero 308 che stabilisce questo rapporto fra l'agire di Dio e l'agire delle creature. Dice il Catechismo: Dio agisce in tutto l'agire delle sue creature, è una verità inseparabile dalla fede in Dio creatore. Egli è la causa prima che opera nelle e per mezzo delle cause seconde. È Dio infatti che suscita in noi il volere e l'operare, secondo i suoi benevoli disegni. Lungi dallo sminuire la dignità delle creature, questa verità la accresce. Infatti la creatura, tratta dal nulla, dalla potenza, dalla sapienza e dalla bontà di Dio, niente può, se è separata dalla propria origine, perché la creatura senza il creatore svanisce. Ancor meno può raggiungere il suo fine ultimo senza l'aiuto della grazia. Quindi, cari amici, pur dando alle cause seconde, quindi all'uomo, alla sua responsabilità, le sue scelte, il valore che va dato, perché l'uomo è un essere veramente libero, un uomo è un essere veramente responsabile nella sua vita, nelle sue mani Dio ha posto la sua vita, quindi il destino eterno o la dannazione eterna dipendono certamente da noi,
dalla nostra cooperazione alla grazia. Quindi, pur dando alle creature il valore che hanno, la dignità che hanno, questo però non ci deve portare, cari amici, a intendere il rapporto fra Dio e le creature come se Dio fosse spettatore. Assolutamente. Perché la creatura, pur nella grande dignità in cui Dio ha posto l'uomo, dipende radicalmente da Dio. Non soltanto nell'essere, non soltanto perché Dio l'ha creata dal nulla, non soltanto perché Dio la conserva nell'essere, la fa esistere in ogni istante, e Dio comunica a ogni creatura in ogni istante il suo essere, ma Dio, Dio è anche la, attenzione cari amici, questo forse è un concetto nuovo per voi, Dio è anche la radice dell'operare delle creature. Cioè, non dobbiamo mai dimenticare, cari amici, che io esisto e agisco liberamente, responsabilmente, e naturalmente la mia libertà e le mie decisioni, l'esercizio della mia libertà e le mie decisioni dipendono da me, indubbiamente. Da me dipende scegliere fra il bene e il male. Però facciamo attenzione, cari amici, proprio innanzitutto su un piano naturale, guardate che la nostra libertà non è autonoma, assolutamente. E perché è Dio stesso che rende possibile l'esercizio della mia libertà. Questo è un punto fondamentale. Cioè Dio stesso non solo rende possibile la mia esistenza, non solo quindi io dipendo da Lui quanto all'esistere, ma io dipendo da Lui quanto all'operare, non perché Dio agisca al mio posto o perché io agisca sotto, diciamo così, un influsso di Dio che toglie la mia libertà, ma perché Dio è la radice stessa della mia libertà, cioè è Dio che mi fa esistere in quanto persona libera, cioè è Dio che pone in essere la mia libertà, è Dio che dà alla mia libertà i fondamenti stessi per cui la mia libertà può agire, può scegliere. Quindi, come dice San Tommaso, Dio è intimamente in tutte le cose. Perché non solo Dio dà a ogni cosa l'essere, ma dà a ogni cosa l'operare secondo la sua natura. Naturalmente l'operare delle creature materiali è regolato da Dio secondo leggi che noi cerchiamo di conoscere. L'operare, l'agire delle creature razionali come gli angeli e gli uomini è un operare naturalmente che dipende da quel miracolo che è la libertà, perché noi stessi dobbiamo dire che è veramente un miracolo la libertà, cioè qualcosa di imponderabile, perché io in questo momento potrei decidere di fare una cosa o di non farla. E questa decisione imponderabile, questo far pendere la mia decisione da una parte o dall'altra, quello di prendere una strada o un'altra strada, è veramente imponderabile, cioè questa capacità della creatura di autodeterminarsi. Ebbene, non dobbiamo mai dimenticare, cari amici, che è Dio stesso che dà alla creatura questa capacità di autodeterminarsi. Quindi, quando si dice che Dio è all'origine dell'operare delle creature, specialmente per quanto riguarda le creature razionali, non vuol dire che Dio agisce al posto delle creature razionali, quindi non vuol dire che Dio agisce al nostro posto, no? Come alcuni hanno concluso sbagliando e quindi togliendo l'uomo la sua libertà, ma vuol dire che Dio è alla radice stessa della mia libertà, è Lui che la rende possibile, è Lui che rende possibile l'esercizio della mia libertà. In altre parole, scegliere fra il bene e il male dipende da me, ma questa libertà di scelta non dipende da me, è Dio che la pone in essere. In altre parole, la mia libertà esce dall'atto creatore di Dio. L'esercizio della mia libertà dipende da me, ma l'esistenza della mia libertà dipende da Dio. Questa radicale dipendenza, quindi, della creatura, sia nell'essere sia nell'agire da Dio, ci porta a una conclusione che è fondamentale, e cioè che la creatura non può né esistere né agire senza Dio.
non può né esistere né agire se separata dalla propria origine. Citando il Concilio Vaticano II, il Catechismo dice: senza il suo creatore la creatura svanisce. Questo è quello che dice Gesù quando parla della vite e dei tralci. Cos'è un tralcio se è separato dalla vite? Diventa secco, no? E poi Gesù dice: senza di me non potete far nulla. Quindi da questa affermazione fondamentale, che Dio sta alla radice dell'essere e dell'operare, dell'agire di ogni creatura, ci porta a una conclusione fondamentale, cari amici, che ogni vita umana, come ogni civiltà, come ogni società, che cerchi di eliminare Dio, no? È condannata alla morte, è condannata al crollo, è come il traccio che diventa secco. Questa è la parabola, cioè il percorso, se vogliamo usare una parola più comprensibile a tutti, è il percorso inevitabile, sicuro, tra l'altro sperimentalmente verificabile, dell'ateismo. Parlo dell'ateismo intanto personale, individuale. L'uomo che non ha la piena consapevolezza che da Dio dipende tutto il suo essere, tutto il suo agire, persino quando uno nega Dio, non può negare Dio se Dio non sostiene la sua capacità di negare. Con quella facoltà con cui l'uomo nega Dio, cioè con la sua intelligenza e con la sua libera volontà, con quella facoltà con cui l'uomo nega Dio, quella facoltà lì, cioè l'intelligenza e la libertà, sono posti in essere da Dio, rese possibili da Dio. Quindi una persona che nega Dio cosa fa? È come se fosse un albero che si taglia le radici. Una civiltà che nega Dio in pratica costruisce la sua casa sulla sabbia, come dice la Bibbia. Per cui questa valorizzazione che Dio fa delle cause seconde, questa cooperazione che Dio chiede alle cause seconde, cioè agli uomini, stiamo su un piano molto più... evidentemente gli uomini non sono le uniche cause seconde, noi facciamo riferimento soprattutto agli uomini. Quindi se è vero che Dio ha posto gli uomini in grande dignità perché li ha stabiliti suoi cooperatori nell'opera della creazione e nell'opera della redenzione, no? Tuttavia gli uomini non devono mai dimenticare che nel loro essere e nel loro agire dipendono radicalmente da Dio e che separandosi da Dio si suicidano. È una forma di suicidio, di annientamento veramente, che è un annientamento tutto particolare, che non finisce, che non si risolve nel nulla, ma si risolve in una morte di cui noi abbiamo delle immagini nella vita sperimentabili, che si possono riferire anche al mondo soprannaturale. Cioè, quando noi parliamo della morte eterna, quando noi parliamo della morte dell'anima, quando noi parliamo della morte spirituale che riguarda un individuo che si è separato da Dio col peccato mortale, o che riguarda una civiltà che si è separata da Dio. Bene, questo tipo di morte io lo potrei paragonare, non so come potrei paragonare, ma si potrebbe paragonare all'antimateria, no? Sul piano naturale esiste, come sapete, come forse di voi, molti di voi sapranno, che esiste la materia, ma esiste anche l'antimateria, anzi non potrebbe esistere la materia senza l'antimateria, no? Così la morte che è conseguente al distacco da Dio, dalla propria vita, oppure la morte che è conseguente al distacco da Dio, di una civiltà, non è un cadere nel nulla, è un cadere nell'antimateria, in quel mondo satanico che è il contrario di Dio. In questo modo è il contrario. Per esempio, Dio è la luce, quando ci si stacca da Dio si cade nella tenebra. No, Dio è la vita, quando ci si stacca da Dio, sia a livello individuale sia a livello di una civiltà, si cade
in una morte che è quella del cadavere, cioè quella dei cadaveri, quella delle mummie, non è che si cade nel niente, si cade in quel tipo di vita lì. E tant'è vero che anche noi, quando vediamo certe persone che si sono date al demonio, no? Perché il demonio ha preso possesso della loro anima, sono come morte, veramente sono come morte, anche se sono vive, no? Ma non è più una vita vera. Sono l'antivita, sono come l'antimateria, sono l'antivita, no? È come se fossero dei sepolcri che camminano. Così pure, se Dio è la verità, ecco quello lì è il mondo della menzogna. E se Dio è l'amore, ecco quello lì è il mondo dell'odio. Ecco, qual è quando si parla della creatura che svanisce, non si parla di una caduta nel nulla, si parla di una caduta nel contrario di tutto ciò che è Dio e di tutto ciò che è vita divina. Quindi, se Dio e il cielo sono luce, amore, gioia, vita, verità, dolcezza, musica infinita, bellezza infinita, quando ci si stacca da Dio non si cade nel nulla, si cade nell'antimateria, nel contrario, che è peggio del nulla. E quindi dove si cade? Si cade nella morte. Guarda, c'è una bella differenza tra una persona viva e un cadavere, no? Ebbene, è la vita del cadavere, la vita di chi è senza Dio. Si cade nel cadavere, dal cielo si precipita nella tomba. Dalla verità si cade nella menzogna. Dalla luce si cade nelle tenebre. Dall'amore si cade nell'odio. Dalla musica dolcissima si cade nella cacofonia di cui parla Dante nella Divina Commedia, no? E questo è come esiste l'antimateria, esiste, potremmo chiamarlo l'antiparadiso, cioè l'inferno. L'inferno è l'antiparadiso, tutto il contrario del paradiso, tutto il contrario di Dio. Questo è, cari amici, veramente una realtà su cui riflettere, perché poi questa realtà qui non possiamo costruirla purtroppo sulla terra, nella nostra vita e nella civiltà. Cioè, quando veramente tu lo vedi in una vita umana, no? Quando è separata da Dio. Quando è separata da Dio, no? Vedi degli uomini che sono tutto il contrario dei santi. Come esiste la materia e l'antimateria, così come esiste la santità del santo, che è il riverbero di Dio nella vita umana e che è il riverbero del cielo sulla terra, e tu vedi nella malvagità e quindi nel demoniaco, vedi tutto il contrario, già su questa terra, in quegli uomini che sono posseduti da tutti i vizi, che sono posseduti dal maligno, che quindi sono pieni di menzogna, di cattiverie. Sa, non è che io sia molto pessimista, basta leggere la Bibbia, basta leggere i Salmi, basta leggere i Vangeli, basta leggere l'Apocalisse, e tutte queste realtà sono ben delineate, ben descritte. Ecco, cari amici, cosa vuol dire separarsi da Dio. La creatura svanisce, è una parola ancora molto elegante. La creatura precipita nel suo contrario. Precipita in quel regno che giustamente il Vangelo chiama il regno delle tenebre e della morte. Questo noi lo possiamo vedere sia a livello individuale sia a livello sociale. E noi adesso, come il Papa più volte ha sottolineato, rischiamo veramente di vedere prevalere nel nostro mondo un'anticiviltà, come lui la chiama. La civiltà della menzogna, la civiltà dell'odio, la civiltà dell'egoismo, la civiltà della morte, la civiltà delle tenebre, la civiltà della violenza. Che il Paolo giustamente chiama anticiviltà. Ecco, quindi separandosi da Dio si precipita nel contrario. Se Dio il bene si precipita nel male, se Dio la luce si precipita nella menzogna, se Dio l'amore si precipita nell'odio, se Dio la verità si precipita nella morte. Quindi soltanto quindi orientando sempre più la nostra vita e la società verso Dio, noi già su questa terra e a livello della nostra vita individuale e a livello naturalmente della vita sociale, noi facciamo
risplendere nella vita e nella società la luce, la verità, il bene, la pace, la gioia. Tutto questo. Perché? Perché questo è Dio. È bene, luce, pace, verità, gioia. E stando radicati in Lui, tutto questo penetra nella nostra vita e nella società. Se ci distacchiamo da Dio, è come non so, come un albero che secca. Si essica il bene, e quando si essica il bene cosa rimane? Il male. Si essica la verità, se togli la verità cosa rimane? Rimane la menzogna. Si spegne la luce, se si spegne la luce cosa rimane? Rimane la tenebra, no? Ecco, rimane tutto ciò che è la negazione. Rimane la negazione. Ecco, giustamente, quindi, se volessimo descrivere il regno del male, non possiamo descrivere il regno del male, cioè il regno di coloro che sono staccati da Dio, non lo possiamo descrivere come il regno del nulla, ma il regno della negazione. Negazione di Dio, negazione della verità. Cos'è la negazione della verità? La menzogna. Negazione della vita, cos'è la negazione della vita? La morte. Negazione della luce, cos'è la negazione della luce? La tenebra. Negazione della gioia, cos'è la negazione dell'infinita disperazione? No? Ecco, staccandosi da Dio, la vita umana e la società precipitano nella negatività, nella negazione. Ecco, questo quindi è la sorte che segna la vita degli uomini quando essi abbandonano colui che è la radice del loro essere e del loro operare. Siamo arrivati, cari amici, al numero 308. Abbiamo approfondito il tema della provvidenza di Dio. Abbiamo visto che la provvidenza di Dio è quell'insieme di disposizioni per mezzo delle quali Dio conduce la creazione verso la sua perfezione. Abbiamo visto che la provvidenza di Dio, cioè la sua sollecitudine per tutto, dalle cose più piccole agli eventi più grandi del mondo e della storia, è qualcosa di molto concreto e di molto immediato. La sovranità di Dio sul corso degli avvenimenti è veramente assoluta, cari amici, e tuttavia il Dio, che è padrone sovrano del suo disegno, coinvolge le creature, sia per quanto riguarda lo sviluppo della creazione, sia anche per quanto riguarda la cooperazione alla redenzione. Abbiamo visto nel numero 308, tuttavia, che questa cooperazione delle creature al piano della creazione e al piano della redenzione, benché sottolinei la loro dignità in quanto sono chiamate ad agire come partner di Dio, tuttavia anche quando queste creature agiscono non devono mai dimenticare che esse dipendono radicalmente nel loro essere e anche nel loro operare da Dio. Abbiamo approfondito nell'ultimo nostro appuntamento con la catechesi perché noi dipendiamo anche nel nostro operare da Dio. È vero che il nostro operare è libero, che noi quindi siamo messi di fronte al bene e al male e possiamo cooperare col progetto di Dio facendo il bene, possiamo invece lavorare contro il progetto di Dio facendo il male. Tuttavia anche l'esercizio della mia libertà è reso possibile da Dio, perché Dio fa esistere me come persona libera, Dio fa esistere la mia libertà. E quindi paradossalmente una creatura non potrebbe bestemmiare Dio se Dio non la sostenesse nell'essere e Dio non tenesse fermo nell'essere l'esercizio dell'intelligenza e della volontà. Per cui giustamente San Tommaso dice che Dio è
intimamente in tutte le cose e che da lui dipende il nostro essere, il nostro operare. Tuttavia, cari amici, prima di affrontare il prossimo appuntamento che riguarda il tema della provvidenza e lo scandalo del male, vorrei dedicare la lezione di oggi per completare questa nostra riflessione sul fatto che Dio suscita in noi il volere e l'operare secondo i suoi benevoli disegni, come dice San Paolo nella lettera ai Filippesi al capitolo 2, versetto 13. Finora noi abbiamo chiarito un concetto, e cioè che Dio sta alla radice anche del mio operare, in quanto Dio rende possibile l'esercizio della mia libertà. Quindi anche quando io sono contro Dio, questo mio essere contro Dio e questa mia scelta contro Dio è resa possibile da Dio, che mi mantiene nella libertà. Ma questa idea, cioè questo concetto, riguarda soprattutto il piano naturale, nel senso che Dio mi conserva nell'essere, mi conserva anche nell'agire. Quindi Dio è la radice del mio essere, Dio è la radice del mio agire. Ma direi che c'è un altro punto fondamentale da approfondire, e che si pone su un piano non più naturale, ma soprannaturale. E cioè la mia libertà di fronte al bene e al male, questa mia libertà che è resa possibile da Dio, tuttavia, a causa del peccato, è una libertà indebolita. E quindi comprendiamo la parte finale del numero 308, che afferma: ancor meno l'uomo, cioè la creatura, può raggiungere il suo fine ultimo senza l'aiuto della grazia. Attenzione quindi in che senso Dio è necessario per l'esercizio della mia libertà. In che senso Dio sta alla radice anche del mio operare, del mio agire, del mio scegliere? Lo è in un senso naturale, in quanto Dio fa esistere la mia libertà, in quanto Dio rende possibile l'esercizio della mia libertà. Possiamo dire che la mia libertà scaturisce dal suo atto creatore. Questo è un mistero d'amore infinito, cari amici, perché non dobbiamo mai dimenticare che Dio conserva la creatura nella sua libertà. Dio fa scaturire la nostra libertà dal suo atto creativo anche quando questa libertà è contro Dio, quando questa libertà vuol negare Dio, quando questa libertà si consolida, si conferma, si indurisce contro Dio. Anche gli empi, anche i dannati, anche i demoni, nell'esercizio perfido della loro libertà, sono mantenuti appunto in questa libera scelta dall'atto creatore di Dio. E qui c'è un punto di meditazione che riguarda non soltanto l'infinito amore di Dio, ma anche l'infinito rispetto di Dio per le creature che ha creato con così alta dignità. Per cui il demonio che si conferma per tutta l'eternità come colui che è contro Dio, come colui che vuole annientare Dio, come colui che vuole sostituirsi a Dio, ebbene, in questo suo atto libero di perversione, in questa sua conferma, in questo suo confermarsi, indurirsi, in questo suo fissarsi nell'atto libero di perversione, è mantenuto appunto nell'esercizio perverso di questa libertà dall'atto creatore di Dio, che con infinito amore continua a dargli questa libertà e che lui usa continuamente contro Dio. E questo è vero anche per la nostra vita personale, cari amici. Cioè noi molte volte usiamo la libertà che Dio ci ha dato, l'intelligenza che Dio ci ha dato. Tutta la storia della nostra vita molte volte è una storia in cui noi deviamo dalla retta via, in cui noi offendiamo Dio, bestemmiamo Dio, neghiamo Dio.
Eppure tutta questa nostra vita fatta di libere scelte, tutto questo percorso di essere liberi, è reso possibile da Dio che mantiene noi stessi nell'esercizio della nostra libertà. Pensate quindi all'infinito rispetto di Dio per la sua creatura e all'infinito amore di Dio per la sua creatura. Ma adesso dobbiamo fare, diciamo così, un passo avanti e verificare l'esercizio della nostra libertà sul piano soprannaturale. E qui, veramente dobbiamo prendere consapevolezza dei guasti che ha prodotto il peccato originale. Il peccato originale ha prodotto dei guasti così gravi, nel cuore umano che nessun uomo senza l'aiuto della grazia può fare il bene. Ora, per quanto riguarda le conseguenze del peccato originale sulla libertà dell'uomo, occorre evitare due estremismi che sono rappresentati da due personaggi, in un certo senso simbolici, Pelagio da una parte e Lutero dall'altra. Pelagio, un monaco irlandese, credo, del secolo V, non mi ricordo più se irlandese o inglese, pazienza, del secolo V ha ritenuto che le conseguenze del peccato originale in noi siano molto lievi e che il peccato originale, che è un peccato commesso da Adamo ed Eva, ha una influenza negativa sui discendenti in quanto Adamo ed Eva ci hanno dato cattivo esempio, ma non ha colpito l'uomo nell'esercizio della sua libertà e nella sua capacità di fare il bene. Secondo Pelagio, l'uomo può fare il bene senza l'aiuto della grazia. Questa idea di Pelagio è stata combattuta a fondo da Sant'Agostino, il quale si meritò per questo il titolo di dottore della grazia. Sant'Agostino, sulla scia dei Vangeli, sulla scia soprattutto di San Paolo, ha dimostrato che senza la grazia non possiamo fare nulla. Non possiamo fare il bene, neanche il bene morale. Ora, l'idea di Pelagio è rimasta un'idea, un'eresia vagante, come una mina vagante nella storia della Chiesa. E si può riscontrare anche ai nostri giorni, in tutte quelle, naturalmente sono, le eresie si presentano identiche nella loro sostanza, ma sotto forme sempre diverse, no? Sotto forme naturalmente adatte ai tempi. Cioè l'eresia pelagiana oggi è più viva che mai, gode di ottima salute anche all'interno della Chiesa, sia pure ben camuffata. L'eresia pelagiana esprime quel modo di pensare secondo cui l'uomo può salvarsi da solo. Questa è l'eresia nella sua fase estremistica, nella sua versione, diciamo così, dell'ateismo di ogni genere e specie, no? Di tutti coloro che presentano la salvezza dell'uomo come qualcosa che l'uomo può ottenere da solo. Tutte le salvezze che vengono, non so, dalle religioni orientali, no? Ci si salva con la meditazione trascendentale, ci si salva con la pratica dello Zen, ci si salva, insomma, con l'opera dell'uomo, sono forme di pelagianesimo, cioè l'uomo può salvarsi da solo. Ma anche nella versione occidentale ci si salva col progresso, ci si salva con la scienza, eccetera, no? Ci si salva con i propri meriti, con la propria preghiera, anche con le proprie opere buone che noi possiamo fare con la nostra buona volontà. Tutte queste forme di pelagianesimo o semi-pelagianesimo o di pelagianesimo attuato non tengono conto del guasto, di non poco conto, che ha fatto il peccato originale nell'uomo. Questo guasto consiste nel fatto che l'uomo non può fare il bene, neanche il bene morale naturale, che l'uomo non può neanche mettere in pratica tutta la legge morale naturale, cioè i 10 comandamenti, che sono la legge naturale, a meno in un modo perseverante, in un modo completo, senza l'aiuto della grazia. Quindi non solo l'uomo non può fare il bene soprannaturale senza la grazia, ma neanche quello naturale non può fare senza la grazia. Quindi il pelagianesimo minimizza i guasti del peccato originale e ritiene che l'uomo possa salvarsi tutto sommato con le sue buone opere. Naturalmente la Chiesa ha condannato il pelagianesimo in più occasioni, ribadendo poi la sua condanna del pelagianesimo del Concilio di Trento. L'altro polo estremo, è quello rappresentato da Lutero, il quale ha estremizzato Sant'Agostino, il quale fu sì il dottore della grazia, ma
fu sì il dottore del peccato originale, ma nel medesimo tempo Sant'Agostino non ritenne che la natura umana fosse del tutto corrotta e che il libero arbitrio fosse totalmente incapace di fare anche il minimo bene. Questa fu la posizione di Lutero, il quale ritenne che la natura umana è talmente corrotta dopo il peccato originale che non può fare più il bene. In un modo non può fare assolutamente il bene, neanche con la grazia può fare il bene. Tant'è vero che la salvezza avviene non perché noi facciamo le opere buone, ma perché ci affidiamo solamente alla misericordia di Dio. Difatti Lutero pubblicò un libro intitolato De Servo Arbitrio, cioè il libero arbitrio ridotto allo stato di totale schiavitù. Ora, la posizione cattolica invece è mediana. È mediana nel senso che ritiene e sottolinea i guasti del peccato originale, ma nel medesimo tempo ritiene che questi guasti non siano tali da aver, diciamo così, ridotto a cadavere il libero arbitrio. Il Concilio di Trento usa una parola classica, cioè vulnera, vulneratus, vuol dire ferito. Il libero arbitrio non è ucciso, come afferma Lutero, è soltanto ferito, ma è talmente debole che il libero arbitrio, che l'uomo senza l'aiuto della grazia non può fare il bene soprannaturale nel modo più assoluto, ma non può fare neanche il bene naturale per quanto riguarda l'osservanza della legge morale naturale, e cioè i comandamenti, che come sapete sono la legge morale naturale, non può farlo, a meno in un modo perseverante, stabile, completo, senza l'aiuto della grazia. Quindi, cari amici, qui è un punto fondamentale dove si vede la necessità dell'intervento divino per quanto riguarda sia il raggiungimento di una perfezione naturale, sia per quanto riguarda poi il conseguimento del fine soprannaturale. Cioè l'uomo ha veramente bisogno della grazia per realizzare un modello di umanità che corrisponda alla vocazione a cui Dio l'ha chiamato, non solo sul piano soprannaturale, ma anche sul piano naturale. Quindi l'uomo, per essere un essere morale, per un comportamento conforme alla legge morale, ha bisogno dell'aiuto della grazia. Non solo, ma l'uomo poi ha tanto più bisogno dell'aiuto della grazia per conseguire il fine per cui Dio l'ha creato, che è un fine soprannaturale, che è appunto la contemplazione di Dio. Questo è un punto naturalmente ci indica senza la grazia e senza l'aiuto specifico di Dio, l'uomo non può costruire né una città terrena che sia conforme alla sua dignità di essere umano, né può soprattutto conseguire il fine soprannaturale per il quale Dio l'ha creato, che è la visione beatifica. Questa necessità della grazia per osservare la legge morale naturale e perché gli uomini conseguono il fine soprannaturale dell'uomo indica, cari amici, l'importanza, la necessità di Cristo per tutti gli uomini. Perché la grazia, attenzione, è sempre la grazia di Cristo, è quella grazia che Cristo dà attraverso la Chiesa. E quindi mi pare che venga evidenziato molto bene come gli uomini abbiano bisogno di Cristo, della Chiesa, che è la fonte. Cristo è la fonte, la Chiesa è lo strumento attraverso cui si comunica la grazia, indica appunto la necessità di Cristo e della Chiesa per tutta l'umanità, perché questa possa raggiungere innanzitutto, possa raggiungere e costruire una civiltà che sia basata sulla legge morale naturale. E soprattutto naturalmente per conseguire il fine di tutti gli uomini, che sono quelli di essere in Cristo davanti al Padre, per essere santi e immacolati nell'amore. Su questo punto si inserisce naturalmente un problema molto importante, ma che abbiamo già esaminato altre volte, e cioè se gli uomini hanno bisogno della grazia per raggiungere una perfezione naturale, cioè per mettere in pratica la legge morale naturale per raggiungere il loro fine soprannaturale, questa grazia come viene data a tutti quegli uomini che ancora non hanno la fede? Qui bisogna appunto mettere bene in evidenza, cari amici, che la grazia di Cristo, che è sempre la grazia di Cristo, la grazia che Cristo comunica alla Chiesa,
mentre viene dato in un modo abbondante, anzi sovrabbondante, a tutti i credenti, questa grazia, che è necessaria per fare il bene e che è necessaria all'uomo per conseguire la salvezza soprannaturale, questa grazia viene data a tutti gli uomini. È sempre la grazia di Cristo. Viene data per vie misteriose. Gli uomini anche di altre religioni che pregano sinceramente, che si sforzano di fare il bene sinceramente, hanno da Dio le grazie necessarie per... Anzi, già il fatto che preghino, già il fatto che facciano il bene, sono già naturalmente questi segni che sono toccati dalla grazia, ma in più hanno la grazia per perseverare nella preghiera, per perseverare nel bene e per raggiungere essi stessi il fine per cui Dio l'ha creati, che è un fine soprannaturale. Quindi è molto importante questo concetto, che la grazia, che è solo la grazia di Cristo, e quindi Cristo è l'unico Salvatore, che la grazia che viene comunicata agli uomini attraverso la santa umanità di Cristo, che viene diffusa e fusa come un torrente d'acqua viva attraverso i sacramenti della Chiesa, questa grazia non viene negata a nessuno degli uomini. Perché? Perché essa è necessaria a tutti gli uomini per fare il bene, anche il bene naturale. Ed essa è necessaria a tutti gli uomini per raggiungere il fine soprannaturale per il quale Dio l'ha creato. E quindi, come vedete, nella visione cristiana, la grazia è sempre la grazia di Cristo, perché dalla sua pienezza, dalla pienezza della sua umanità, ci è pervenuta grazia su grazia. La grazia viene data attraverso la Chiesa, attraverso i sacramenti della Chiesa, ma essa raggiunge attraverso vie misteriose il cuore di ogni uomo, perché senza la grazia gli uomini non possono fare il bene, anche il bene naturale, almeno in un modo stabile, completo e perseverante, e perché senza la grazia gli uomini non possono raggiungere il fine per cui Dio l'ha creati, che è appunto la visione beatifica. E quindi, come vedete, qui si manifesta veramente fino in fondo come Dio che opera nelle creature e per mezzo delle creature sul piano soprannaturale, opera nelle creature e per mezzo delle creature soprattutto con la sua grazia. Affrontiamo un nuovo problema, uno dei problemi più importanti, direi, e anche più difficili da affrontare, cioè il problema che riguarda la provvidenza di Dio da una parte, che ha creato il mondo con bontà, con sapienza, con infinito amore, e ha creato l'uomo predestinandolo alla felicità. Ebbene, Questa idea di luce, idea luminosa, cari amici, cioè di un Dio che è amore, che crea un mondo per la sua gloria, ma anche per la nostra felicità, perché la nostra felicità è la gloria di Dio, insomma. La gloria di Dio è la comunicazione della sua felicità, della sua gioia alle creature. Bene, questa idea di luce, questa rivelazione sul fatto che all'origine di tutto c'è un amore infinito, e anche poi alla luce di quello che abbiamo visto, cioè di una provvidenza che in realtà è una sollecitudine del cuore paterno di Dio, che si prende cura di tutto, dalle più piccole cose fino agli eventi più grandi del mondo e della storia,
Ebbene, come comporre tutto questo con la presenza del male? Questo è un problema che si sono posti gli uomini di tutti i tempi, un problema che è presente negli interrogativi della Bibbia. Come sapete, i primi capitoli della Bibbia, i primi tre capitoli della Bibbia, hanno proprio come problema centrale questo, cioè come mai esiste il male nel mondo, avendo Dio creato tutte le cose buone e avendo creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, perché c'è il male nel mondo. E la Bibbia dà una sua risposta, che poi è la risposta di Dio, è la risposta della rivelazione. Ma tuttavia questo problema, questa risposta della Bibbia non è mai stata, questa risposta del libro del Genesi è probabilmente il punto di arrivo di una rivelazione che si trova in tutta la Bibbia e che si ripropone a volte con forza. Vedi il libro di Giobbe, no, il perché il giusto soffre. D'altra parte, su questo problema direi si sono misurate anche le grandi esperienze religiose dell'umanità. In modo particolare si è misurato l'Oriente asiatico, soprattutto il buddismo. Il buddismo è una filosofia umana, una filosofia religiosa, se vogliamo, anche comunque il tentativo dell'uomo di trovare la spiegazione del male, soprattutto della sofferenza più che del male, della sofferenza, ma anche trovare una via d'uscita dalla sofferenza che sia nelle mani dell'uomo. Ma questa presenza del problema del male direi che la troviamo ovunque, nelle religioni, in tutte le religioni, ma anche nelle grandi filosofie, nelle grandi opere letterarie. Per esempio, nella filosofia greca, nella letteratura greca, questo è uno dei problemi più fondamentali. Basta leggere alcune tragedie greche, specialmente di Sofocle e di Euripide, noi vedremo come il problema del male, perché si soffre sia all'ordine del giorno. D'altra parte, cari amici, anche noi che siamo credenti, no? Noi che abbiamo la fede, quindi potremmo dire abbiamo la chiave per risolvere il problema del male, quante volte noi nella nostra vita ci chiediamo a Dio perché? Perché sia riguardo al nostro dolore, sia riguardo alla morte di una persona cara, riguardo la morte di una persona buona, noi ci chiediamo perché. Muore un bambino, muore un giovane, ci chiediamo perché. Perché? Quindi evidentemente il male fa scandalo, il male urta la ragione, il male, soprattutto il male sia fisico sia morale, urta quel desiderio di felicità che c'è nel cuore dell'uomo. Per cui giustamente il Catechismo titola questo capitolo La provvidenza e lo scandalo del male, lo chiama scandalo. Scandalo perché l'uomo, di fronte a un Dio buono, un Dio amore, a un Dio che l'ha creato per essere felice, si chiede perché c'è il male e lo scandalizza il fatto che ci sia il male. E allora l'uomo si chiede, ma perché Dio non ha fatto una creazione senza il male? Ecco, questo è un po' il problema con cui anche noi credenti, almeno in una certa fase del nostro cammino, perché è chiaro che poi la luce della sapienza di Dio ci illumina sul problema del male che si svela a noi attraverso la conoscenza del mistero della croce di Cristo. Ma prima di entrare in questo mistero, quante volte anche noi, cari amici, ogni giorno ci chiediamo perché e quante volte noi siamo scandalizzati dal male. Anzi, possiamo dire che lo scandalo del male è una delle cause di un certo ateismo. Non dimentichiamo che ci sono tante forme di ateismo, se vogliamo. Forse la parola ateismo qui è usata in un modo un po' improprio. Di ateismo nel senso di negazione di Dio, cioè molti evidentemente sono atei per ragioni molto semplici, cioè invece di Dio mettono sul trono il proprio io, no? Quindi le proprie passioni. Direi che è l'ateismo, è l'ateismo degli idoli, cioè quindi l'ateismo degli idoli, questi idoli sono le nostre passioni. Questa è certamente la componente più, è la componente maggioritaria dell'ateismo. Però non dobbiamo dimenticare che c'è un ateismo, una corrente minoritaria, ma non per questo molto, molto incisiva, molto dura, molto cruda.
ed è quella di coloro che affermano, siccome c'è il male nel mondo, è impossibile che esista un Dio buono, è impossibile che esista Dio e amore. E all'interno di questa corrente direi che ce n'è una particolare di coloro che, pur non essendo atei, però si hanno rancore verso Dio. Sono le persone che odiano Dio, hanno rancore verso Dio, perché Dio, permettendo il male, avrebbe fatto loro un torto e non possono perdonare questo torto, e quindi non accettano questa logica, questa presenza misteriosa del male, eppur non negando Dio, però lo contestano a Dio di governare il governo del mondo. Dicono che Dio governa male il mondo, dicono che Dio governa con insipienza, dicono che Dio è crudele. Quindi c'è questa forma di ateismo, se vogliamo, o di cattiva rappresentazione di quello che è Dio, che consiste nella bestemmia, nell'accusa a Dio di essere crudele, nell'accusa a Dio di non essere buono. Noi sì che siamo buoni, Dio non è buono. D'altra parte, questa forma di accusa a Dio di ateismo particolare che nega il vero Dio, perché ci propone effettivamente una rappresentazione di Dio errata, in qualche modo è presente anche nei ragionamenti piuttosto diffusi anche fra i cattolici, che affermano: ma l'inferno non c'è, perché se l'inferno c'è, Dio non è buono, no? E quindi, sottintesa implicita in questa posizione che nega l'inferno perché Dio è buono, è sottintesa un'altra affermazione, e cioè che se l'inferno c'è, Dio non è buono, no? Quindi c'è questo filone che è particolare, forse è molto sepolto nei cuori, ma esiste veramente. Mi ricordo di aver letto un romanzo di Bernanos, credo che sia proprio il romanzo Il curato, il diario di un prete di campagna, di un curato di campagna, un libro straordinario per la profondità. E proprio, non vorrei sbagliare, perché ho letto tanti romanzi di Bernanos, quindi tanto tempo fa. Però mi pare che proprio in questo romanzo Bernanos descrive il caso proprio di una donna, la contessa, mi pare, che appunto è molto, molto profondo Bernanos, quando porta alla luce la tragedia del cuore di questa donna, la quale nutriva verso Dio un odio implacabile. Un odio implacabile perché, secondo lei, Dio gli aveva fatto il torto gravissimo d'avergli sottratto il bambino dopo poco tempo che era nato. Un odio talmente implacabile da voler offendere Dio attraverso la propria dannazione, cioè dannarsi apposta per farla pagare a Dio, no? Mi ha molto colpito questa analisi profonda dell'animo umano di Bernanos. Siamo in un romanzo, ma ha girato luce su alcuni aspetti dell'animo umano che non ci devono sfuggire. E questo sta a indicare come, cari amici, la presenza del male sia veramente scandalosa per gli uomini, non la digeriscono. E questo molte volte li porta o a negare Dio o a accusare Dio o avere nei confronti di Dio un profondo rancore. Un profondo rancore, come nel caso che abbiamo citato. Naturalmente non è facile rispondere al problema del male. L'ultima parola è pur sempre quella della sapienza della croce, dove Dio, fatto uomo, ha espiato tutto il male del mondo, l'ha portato sulle sue spalle. Ma vediamo tanto come imposta il problema del male il numero 309 del Catechismo della Chiesa Cattolica, e come pian piano, attraverso una serie di riflessioni, ci porti non alla soluzione, come se fosse un problemino da risolvere, ma a una illuminazione, chiamerei io, di questo problema del male, una illuminazione che in qualche modo riscatta questa realtà del male dalla sua luce apparentemente negativa. Dice il Catechismo numero 309: se Dio, Padre onnipotente, creatore del mondo ordinato e buono, si prende cura di tutte le sue creature,
perché esiste il male? A questo interrogativo, tanto pressante quanto inevitabile, tanto doloroso quanto misterioso, nessuna rapida risposta potrà bastare. È l'insieme, dice il Catechismo della fede cristiana, che costituisce la risposta a tale questione. La bontà della creazione, il dramma del peccato, l'amore paziente di Dio che viene incontro all'uomo con le sue alleanze, con l'incarnazione redentrice del suo Figlio, con il dono dello Spirito, con il radunare la Chiesa con la forza dei sacramenti, con la vocazione ad una vita felice, alla quale le creature libere sono invitate a dare il loro consenso, ma alla quale, per un mistero terribile, possono anche sottrarsi. E conclude il numero 309. Non c'è punto del messaggio cristiano che non sia, per un certo aspetto, una risposta al problema del male. Allora, tanto, come vedete, il Catechismo della Chiesa Cattolica prende il problema del male con tutta la sua spessore, con tutto il peso che ha di interrogativi nella vita degli uomini, quindi non scantona di fronte a questo interrogativo, a questa presenza, che è una presenza seria, e quindi il problema del male va guardato in faccia. Direi che sul problema del male si deve misurare una concezione del mondo, una concezione della vita, una concezione di Dio. Cioè, qualsiasi religione e qualsiasi filosofia umana deve assolutamente confrontarsi col problema del male. Anzi, io direi che aveva ragione Kierkegaard, il grandissimo filosofo protestante, ma comunque molto con grandissima tensione religiosa, il grandissimo filosofo danese del secolo scorso. Aveva ragione Kierkegaard, come aveva ragione anche l'altro filosofo tedesco Schopenhauer. Sono i due grandi testimoni del 1800 della filosofia, uno danese, l'altro tedesco, uno cristiano, l'altro ateo, anzi direi più che altro simpatizzante delle religioni orientali, Schopenhauer, uno vero credente, l'altro esacredente, vero credente Kierkegaard, escredente Schopenhauer. Però ambedue questi filosofi avevano una cosa in comune: di prendere sul serio il problema del male, di accusare la filosofia ufficiale di quel tempo, quella di vari Schelling, Fichte, Hegel, di grandi luminari della filosofia mitteleuropea del centro Europa. Avevano ragione questi due grandi pensatori, Kierkegaard e Schopenhauer, di accusare la filosofia ufficiale, rappresentata dagli uomini di cui vi ho parlato, e da altri naturalmente, di essere superficiale, perché presentava la storia del mondo come una storia, direi, in versione assolutamente ottimistica. Naturalmente questi due filosofi facevano riferimento soprattutto alla filosofia tedesca, non estremamente ottimista, no? Ma il loro rimprovero valeva anche per tutta la filosofia europea, compresa quella francese, per esempio, no? Con i vari rappresentanti del positivismo come Comte, come tanti altri, che in poche parole presentavano una, basti pensare poi all'ottimismo di Rousseau, di Voltaire, cioè questi filosofi della rivoluzione francese, no? Ebbene, c'è qualcosa che accomuna il pensiero del 1800, che poi è rimasto anche presente nel nostro modo di pensare, ed è certamente un atteggiamento superficiale, no? Ed è la concezione del mondo in termini evolutivi, nel senso che il mondo è un progresso continuo,
un progresso continuo verso la felicità, verso quello che Leopardi, anche Leopardi è un grandissimo rappresentante del 1800, che insieme a Schopenhauer, che Leopardi leggeva molto, e a Kierkegaard, critica lo spirito della filosofia europea di quel tempo, cioè lo spirito dell'ottimismo a tutti i costi, cioè con la visione del mondo secondo la quale noi tutti siamo incamminati verso l'età dell'oro, con la visione del mondo secondo la quale il male è un accidente transitorio, quindi una concezione del mondo estremamente ottimista, secondo cui inevitabilmente noi andiamo verso le luminose sorti progressive del futuro, come la chiamava Leopardi. Basti pensare alla famosa lirica del Leopardi, La Ginestra, per vedere come Leopardi si beffa di questa concezione della vita umana, della storia, come progresso inevitabile verso, verso qualcosa che inevitabilmente darà la felicità all'uomo. D'altra parte, cari amici, anche la filosofia marxista, che poi si è tradotta nella visione comunista della vita, cosa prometteva? Prometteva il paradiso in terra. Ecco come il pensiero europeo dal 1800 a oggi, che evidentemente ci condiziona con l'idea del progresso, no, del progresso, per cui si progredisce, per cui si migliora, per cui questa visione eccessivamente ottimistica, dico eccessivamente perché c'è anche un ottimismo cristiano, non tiene conto della presenza del male e quindi è superficiale. E quindi le critiche dei vari Leopardi, per stare a uno italiano, dei vari Schopenhauer, dei vari Kierkegaard, sono quanto mai pertinenti. Perché? Perché il male è una presenza massiccia, non solo nella società, ma anche nella vita individuale. No? Diceva Leopardi, guardiamo la vita dell'uomo, appena nasce incomincia a piangere, no? E tutta la sua vita è un versare lacrime. Sarà forse un pessimismo esagerato, certamente quello di Schopenhauer e di Leopardi era un pessimismo che portava alla disperazione, quello di Kierkegaard era un pessimismo che poi sfociava nella fede in Cristo Salvatore. Però questi ragionamenti che vi faccio, cari amici, a cosa servono? Servono a questo, a non sottovalutare la presenza del male nel mondo. Nessuna visione della vita, della storia, della società può emarginare il problema del male. Ritenere che il male sia una variante passeggera, sia come una nuvoletta di primavera che va via, è un macigno. E quindi giustamente il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che qui siamo di fronte a un interrogativo che è pressante, cioè batte alla porta del tuo cuore tutti i giorni questo interrogativo, perché tutti i giorni tu te lo poni questo interrogativo. È inevitabile, perché nessuno può sfuggire a questo interrogativo, anche se naturalmente per la sua esperienza personale può avere percorso un tratto dalla vita senza gravi problemi, però arriverà il momento in cui moriranno i suoi cari, in cui lui invecchierà, in cui si ammalerà, quindi inevitabile per tutti. Doloroso, perché lo proviamo sulla nostra pelle, sui nostri affetti. Lo proviamo, tutti lo sperimentano sulla propria vita. Misterioso, perché evidentemente nessuna risposta rapida può risolvere questo problema. Direi quindi che senza indulgere a una visione pessimistica della vita, noi vedremo che l'ottimismo cristiano in fondo è un pessimismo superato, no? Quindi senza indulgere a una visione pessimistica della vita in cui si vede soltanto il male, non c'è dubbio però che una visione realistica della vita, perché guardate che il cristianesimo è sempre un grande realismo, una visione realistica della vita non può emarginare questo problema, non ritenerlo fondamentale. È un problema fondamentale sia a livello personale, perché il male è presente nella mia vita, sia a livello sociale, perché il male è presente nella società e nella storia degli uomini. Direi di più, che qualsiasi concezione del mondo e della vita tanto vale quanto sa confrontarsi con questo problema e sa anche indicare uno sbocco, perché è chiaro che se lo sbocco è la disperazione non c'è possibilità di uscita. Quindi
Qui in pratica noi ci siamo trovati di fronte nella storia dell'umanità a tre possibilità, a tre tentativi. Il primo è quello che ho già descritto, di fronte a un problema così massiccio, a un interrogativo così difficile da risolvere, molti filosofi hanno brindato all'ottimismo emarginando il problema del male, cioè hanno fatto la politica dello struzzo, non hanno voluto guardarlo in faccia. Altri l'hanno preso di petto ma vi sono annegati dentro, e quindi, come diceva Leopardi, se la vita è sventura, perché da noi si dura? Cioè facciamola finita, no? Quindi altri l'hanno preso talmente di petto che sono approdati alla disperazione. Altri ancora, pensiamo per esempio al buddismo, hanno cercato di risolverlo attraverso una via di salvezza personale, con le sole forze umane, la via dell'ascetismo, la via del distacco dal mondo, però sono vie che non hanno mai inglobato la maggioranza della popolazione, comunque mostrano tutta la loro relatività. Sai, il buddismo propone una salvezza attraverso l'azione personale, ma è come quello annegato che si illude di salvarsi tirandosi su per i capelli, insomma. Qui Radio Maria, abbiamo trasmesso Catechismo della Chiesa Cattolica, a cura di Padre Livio.